Siamo qui con Nicola Lupi. Buongiorno, grazie di avermi qui. Sono Nicola Lucchi, l'autore di questo libro, sentito da Daniel Ghost, Le anime erranti, è il primo volume di una trilogia, è da poco uscito anche il secondo volume, Daniel Ghost e il segreto delle miniere, e il prossimo anno uscirà il terzo e ultimo libro di questa trilogia. Volevamo chiedere, com'è andata questa mattina di programma? È andata benissimo, sono stato molto contento, sono stato in una scuola alle 9, dove c'erano 2-3 classi, e poi ho fatto un incontro anche qui, al centro, dove c'erano moltissimi ragazzi, e mi è piaciuto molto, è la prima volta che vengo a scrittore in città, questa manifestazione, e l'ho trovata bellissima, ben organizzata, sono molto contento. Allora, grazie. Noi sappiamo che tu lavori come sceneggiatore per il cinema e la televisione, scrivi per adulti, ma anche per ragazzi, e diciamo racconti come cambia la scrittura a seconda del testo che vai a scrivere. E quindi, diciamo, ora cosa stai lavorando? Ora sto lavorando al terzo libro di questa trilogia. Sono circa a metà, devo consegnare a febbraio, quindi uscirà l'anno prossimo, a fine dell'estate. E poi sto lavorando su una biografia per un altro editore, quindi stiamo parlando di non fiction. Questo, nell'ambito editoriale, questo sto facendo. Tu dici, ci racconti che cosa sono i mostri, e quindi abbiamo proprio pensato di, pensi di affrontarli, per affrontarli ci sia proprio bisogno dell'aiuto di Argento Vivo? Beh sì, c'è bisogno dell'aiuto di queste realtà per raccontare queste cose. I mostri sono creature importanti e vanno prese sul serio, perché ci insegnano un sacco di cose di noi, esseri umani, insomma. I mostri parlano sempre di noi, della nostra società, di noi come individui. Ci insegnano tante cose e credo, spero che anche questo libro possa in qualche modo trasmettere qualcosa di interessante e utile. Come ultima domanda ti volevamo chiedere se pensi che la narrativa fantastica a volte sia più facile per descrivere il presente. Può essere, sì. Io cito spesso questo autore argentino che si chiama Borges, e lui sosteneva che nei libri non va cercata la verità, ma la meraviglia. Io credo che la letteratura fantastica possa offrire questa meraviglia, trasmettendo anche dei messaggi importanti, ma soprattutto attraverso la letteratura fantastica possiamo parlare della nostra società in maniera non didascalica e profonda. Ora ti faremo pescare una domandina da questo cestino. Prendo questa. Devo leggerla io? Sì. Allora, hai avuto qualcuno che ti ha accompagnato nel tuo percorso come scrittore, come autore? Sì. Beh, tutti i grandi autori che ho letto durante la mia vita. Diciamo che poi io ho sempre scritto da solo, anzi spesso ho trovato anche parecchie porte in faccia, perché insomma non è facile poi questo mestiere, e per qualcuno è anche difficile da capire, però vabbè, ci siamo arrivati lo stesso. Ultima domanda, quale regalo faresti al festival, siccome è il suo 25esimo compleanno? Che domanda, difficile questo. Che regalo posso fare al festival? Non lo so, posso solo augurargli di viverne altrettanti, in questo magnifico splendore, perché è davvero un festival straordinario. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie a voi.